tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono qui per parlarvi di Wycon e vi mostro i miei ultimi acquisti fatti appunto dal sito di Wycon. In particolare vi mostro i miei acquisti della nuovissima collezione Electro Carousel, che è quindi la collezione primaverile, una collezione molto carina che mi ha colpito parecchio. E purtroppo, come al solito, non ho potuto vederla dal vivo, quindi ho dovuto affidarmi per forza al sito online, ma di questo parleremo tra un attimo. E poi vi mostro anche i miei acquisti fatti per quanto riguarda la collezione Lucille. Ho acquistato un paio di pezzetti anche di quella collezione che vi ho mostrato in una foto su Instagram, ma di cui ancora non vi ho parlato in video, quindi vediamo un attimino anche magari le mie prime impressioni sia sui prodotti dell'Electro Carousel che ho utilizzato per il make up di oggi che sui prodotti della collezione Lucille. Ma bando alle ciance e faccio prima una premessa dicendo che ahimè ultimamente mi sto trovando molto male con gli acquisti sul sito di Wycon, perché purtroppo, come capita spesso non solo per Wycon, le foto che vengono messe sul sito per quanto riguarda le anteprime dei prodotti, quindi le colorazioni e quant'altro, purtroppo non assomigliano minimamente a quello che poi si riceve nella realtà. Quindi io sono rimasta particolarmente delusa da due acquisti e sono entrambi due rossetti, motivo per il quale mi trovo a prendere una decisione che è quella di non acquistare più a scatola chiusa, tra virgolette, ma per i miei prossimi acquisti probabilmente andrò ad acquistare sul sito solo dopo aver visto recensioni di qualche altra ragazza, piuttosto che foto su Instagram, foto reali, che dove le colorazioni appunto risultino reali, perché davvero ci sono rimasta male. Parto col mostrarvi che cosa ho deciso di acquistare appunto della collezione Electro Carousel. Una collezione davvero molto divertente, anche molto ampia, di cui ora non vi sto a descrivere tutto il contenuto perché potete tranquillamente andare a sbirciarlo sul sito di Wycon, ma appunto vi mostro che cosa ho deciso di acquistare. Le scatoline sono davvero accattivanti, tutte colorate, ogni prodotto ha una scatolina di un colore diverso, anche se il motivo principale è uguale un po' per tutti, e ritroviamo questo cavalluccio delle giostre. In questo caso vi sto mostrando la scatolina delle palettine occhi. Sono uscite appunto delle palettine occhi in collezione e io ho deciso di acquistarne una, ovviamente da ombrettomane, come vi dico sempre, non potevo esimermi, e io ho deciso di acquistare la colorazione 04 Clown. Allora, le palettine sono fatte in questo modo, sono palettine molto piccole e anche gli ombretti contenuti all'interno sono piuttosto piccini. A dirvela tutta, non avevo letto bene la descrizione sul sito, quindi mi aspettavo che le cialdine fossero un pochino più grandi. Comunque, il packaging è in plastica, il retro è in plastica normale, mentre la parte frontale è in plastica gommata, quindi al tatto è anche morbida, purtroppo però si sporca piuttosto facilmente, come quasi tutti i packaging di questo tipo. La scatolina si apre a scatto, all'interno non abbiamo lo specchietto e questa forse è una cosa che mi manca un pochino, e le colorazioni contenute nella palettina appunto 04 che ho deciso di acquistare io sono queste. Allora, in gamma sono uscite varie colorazioni anche piuttosto pazze e particolari, ma io, ragazze, non ho avuto il coraggio di acquistare appunto palette troppo estrose, anche perché non mi sono fidata delle colorazioni che vedevo appunto sul sito, il discorso che vi ho fatto poco fa, quindi mi sono buttata su questa che mi è sembrata una di quelle più naturali e quindi anche più sfruttabili per tutti i giorni. Trovo queste palettine molto molto carine e soprattutto molto pratiche per essere portate in giro. Anche Wycon lo dice sul sito che sono delle palette studiate per andare in borsetta. Trovo che questo sia vero, però peccato per la mancanza di uno specchio che magari se deve essere utilizzata come palette da viaggio sarebbe stato utile. Comunque appunto le colorazioni che ho deciso di acquistare io sono queste tre. Le cialdine sono due cialdine matte e una metallizzata, e in realtà il marrone è un marrone matte di base, ma all'interno ha dei micro glitterini color oro che in realtà si vedono solamente sulla cialda, ma una volta che l'ombretto viene steso sull'occhio assolutamente spariscono i glitter. Vi faccio gli swatch. Ecco qua, questi sono i tre colori swatchati e come vedete sono tre colori molto pigmentati,
molto ben scriventi. Io appunto li ho utilizzati tutti e tre per fare, per creare il make up di oggi. Sono andata a stendere sulla palpebra mobile prima una base con il marrone e l'ho sfumata, e poi sopra al centro della palpebra, sfumando anche un pochino i lati, ho steso questo colore che sulla cialdina risulta un pochino più dorato, mentre una volta steso diventa quasi un color sabbia, leggermente giallino, ma è più proprio un color sabbia, lo definirei, molto luminoso e dalla texture particolarmente burrosa, sembra quasi di toccare un ombretto in crema, quindi molto piacevole. Le cialdine matte non sono particolarmente polverose, ma un pochino lo sono, non fanno fallout al momento dell'applicazione, però un pochino di polverosità, soprattutto quando si prelevano con il pennello, c'è. Comunque la palettina mi piace molto, anche la scrivenza è buona, la durata altrettanto. Tenete sempre conto che vi sto registrando il video ora che sono più o meno le 5 di pomeriggio, io mi sono truccata alle 7 di stamattina, come vi dico sempre, per cui insomma il trucco mi sembra reggere abbastanza bene. Come al solito ho utilizzato un primer, ma come vi dico sempre, per me è consuetudine. Le cialdine contengono 0,6 grammi di prodotto, quindi sono cialdine piuttosto piccole, ma insomma non è un grosso problema per me che ho una marea di ombretti. Costa questa palette, se non erro, 9,90 o 8,90 euro, ora non ricordo, ma ve lo lascio sicuramente scritto qua in sovraimpressione. Comunque un prodotto che sicuramente mi ha soddisfatto, davvero mi piace parecchio. Quindi promosso. Poi altro prodotto che non potevo esimermi dal provare, perché anche qua siamo in fase fissa, è il correttore. Sono usciti in gamma dei correttori liquidi, la scatolina è fatta in questo modo. Troviamo questa scatolina celeste molto molto carina. La colorazione che ho deciso di acquistare io, la numero 02 nude. Il correttore si presenta in questo modo, in questo tubetto. E la parte superiore si svita ovviamente, e l'applicatore è fatto a spugnetta, così ovviamente premete e fuoriesce il prodotto. Vi mostro anche in questo caso la colorazione. Ho deciso di non acquistare il colore più chiaro perché, come sapete, io ho le occhiaie piuttosto pronunciate, per cui mi serviva un correttore piuttosto aranciato per andare a contrastare il colore delle mie occhiaie. E infatti sono piena di correttori chiari ed illuminanti, ma invece di correttori un pochino più aranciati ne ho pochi, quindi ho deciso di acquistare questa colorazione, e a livello di colorazione assolutamente ci siamo. La texture di questo prodotto è molto molto liquida, è molto leggera, quindi la trovo adatta al contorno occhi. Per quanto mi riguarda, purtroppo, però, la coprenza non è adattissima alle mie occhiaie, nel senso che la coprenza non è altissima, è una coprenza direi media, anche se il prodotto si può stratificare, non crea particolari effetto crepetta, cioè non va ad infilarsi particolarmente nelle rughette d'espressione, non va a seccare particolarmente il contorno occhi, ma appunto nel mio caso non è sufficiente. Quello che vi consiglio, se avete come me il contorno occhi piuttosto scuro, è quello di applicarlo e poi non sfumarlo subito, ma lasciarlo un pochino asciugare in modo che faccia un pochino presa sulla pelle, poi andarlo a sfumare, e in questo modo si aumenta un pochino la pigmentazione. Cerco di sfumarlo un attimino per farvi vedere l'effetto. Si sfuma molto facilmente, ora ovviamente sulla mia mano sembra scuro, ma vi assicuro che per le occhiaie è perfetto. Dà anche un effetto quasi liftante alla pelle, quindi mi piace tantissimo a livello di texture, peccato che per le mie occhiaie non basti, ma stamattina l'ho utilizzato mettendo lui come base e poi passando sopra il correttore di Estée Lauder, il Double Wear, che è molto chiaro, io ho la colorazione 01, per cui l'effetto alla fine mi piace, ha corretto abbastanza bene, non alla perfezione, ma devo dire abbastanza bene, quindi sono soddisfatta. La texture, ripeto, mi piace molto. Esiste credo in 5 varianti colore, tra cui anche la colorazione gialla e la colorazione aranciata. Anche in questo caso credo che il prezzo sia 9,90 euro, ma come al solito ve lo lascio scritto qua. Poi il terzo prodotto che ho deciso di acquistare è un blush, ovviamente anche qua io ho la blushite, quindi non potevo esimermi da comprare un blush. Il blush ha la scatolina celeste come quella del correttore, e la colorazione che ho deciso di acquistare io è la 01 Pinky Lady.
Il colore, ragazzi, è davvero fantastico. Il packaging è fatto in questo modo, è sempre in nero opaco. Il pack anche in questo caso è leggermente in plastica morbida, diciamo. Il retro è fatto così e c'è scritto ovviamente la colorazione. La scadenza è di 18 mesi, la quantità di prodotto, se la trovo scritta da qualche parte ve la dico. No, ovviamente non c'è scritta. Fantastico. No, non la trovo da nessuna parte, comunque 18 mesi la scadenza. E il blush in questione è di questo colore. Ovviamente il packaging è sempre con apertura a scatto, ha il suo specchietto e il colore è questo. Ragazzi, io sono rimasta incantata da questo colore, che anche in questo caso ho acquistato un po' a fortuna, direi, scegliendo un po' a caso sul sito, perché anche qua i colori non sono proprio fedeli. E appunto si tratta di un blush cotto, dal finish leggermente luminoso, anche se non contiene all'interno micro glitter o altro, anche se appena aperto sulla superficie sembrava avere dei micro glitterini che poi una volta comunque prelevato non si notano. Ha solo un finish, direi, appunto luminoso. Come vedete è bello scrivente e il colore è questo. In realtà, prelevandolo con il dito, come vi ho mostrato, sembra molto molto pigmentato. In realtà, quando si va a stendere con le dita, e specifico con le dita, sembra non essere particolarmente scrivente. In realtà io ce l'ho su anche in questo momento, prelevato con il pennello ha un'ottima scrivenza e secondo me fa un effetto molto molto bello sulle guance, perché dà un effetto molto sano, leggermente appunto luminoso ma non eccessivo, quindi non va secondo me a accentuare difetti come pori magari un pochino dilatati o pelle grassa, quindi è adatto più o meno a tutti i tipi di carnagione secondo me. E mi piace tantissimo l'effetto che fa, si sfuma bene, per il momento dura, spero che in video si veda, e quindi mi piace tantissimo. Il colore è fantastico, ve lo rimostro senza accecarvi con lo specchio, è davvero bellissimo. Poi, ultimo prodotto che ho deciso di acquistare della collezione è un rossetto. Per le labbra sono uscite due tipologie di prodotti, una è quella che appunto ho acquistato io, sono dei rossetti cremosi che contengono all'interno delle sostanze idratanti per le labbra, quindi che vanno proprio a levigare, rimpolpare e idratare le labbra, motivo che mi ha spinto all'acquisto visto la mia secchezza sempre perenne delle labbra. Insomma, mi sono lasciata tentare da questo prodotto. In più sono usciti delle sorte di rossetti liquidi barra gloss, credo siano più dei gloss, anche se non ho avuto ancora modo di vedere da nessuno swatch o quant'altro, quindi non so quanto siano pigmentati, ma sul sito c'è scritto che sono dei gloss pigmentati, ben pigmentati, vedremo. Comunque non mi sono lasciata tentare dai gloss, ma invece appunto ho acquistato uno dei rossetti. La scatolina in questo caso è verde, la linea si chiama Delicious Lipstick e la colorazione che ho deciso di acquistare io è la 03 Drops of Jupiter. Purtroppo una colorazione un pochino cannata per quanto mi riguarda. Comunque lo stick è fatto in questo modo, anche in questo caso nero opaco, e al di sopra ritroviamo questo cavalluccio delle giostre disegnato, veramente carinissimo il packaging. Il rossetto è un rossetto a stick, non mi fa impazzire la forma del bullet in questo modo, lo sapete, ve l'ho detto altre volte, ma insomma ci adattiamo. E purtroppo sono rimasta un pochino delusa dalla colorazione, che mi aspettavo meno corallosa e più rosata. In realtà, come vedete, si tratta di questo colore che io definirei un corallo scuro, eccolo qua, che purtroppo su di me in questo momento sta veramente da cani, ragazze. Sarà che io ho la carnagione molto chiara e tendente al freddo piuttosto che al caldo, ma vi assicuro che questo colore così tendente all'aranciato in questo momento su di me sta veramente malissimo. Mi dispiace perché appunto vedendolo dal sito non mi ero resa conto fosse così aranciato, così tendente al corallo, altrimenti assolutamente non lo avrei acquistato. Quindi la prego, signor Wycon, faccia qualcosa per far sì che le foto dei suoi prodotti siano più realistiche, in modo che io possa, ecco, acquistare con più gioia e ricevere soprattutto i prodotti con più gioia quando me li ritrovo tra le mani e non sono esattamente come me li aspettavo.
Comunque, la formula l'ho provata sulle labbra, il finish come vedete è un finish lucidino, un cremoso lucidino ma non un lucido eccessivo. La formula è molto morbida, molto scorrevole, molto confortevole sulle labbra, ovviamente di quei rossetti che se mangiate o bevete tendono ad andare via, ma ad onor del vero non posso dire tantissimo perché l'ho solamente provato per qualche ora in casa, non l'ho messo molto alla prova per una giornata magari fuori, per cui non posso esprimere pareri, posso solo dire che effettivamente l'effetto che dà alle labbra è di labbra belle rimpolpate, belle colorate, la pigmentazione è assoluta, devo dire che per quanto riguarda la qualità mi piace tantissimo, peccato per il colore che purtroppo ho un pochino cannato, è stata anche colpa mia e della mia scelta. E niente, con la collezione Electro Carousel ho finito qua e vi mostro adesso i due prodotti invece della collezione Lucille che ho deciso di acquistare. Per chi non lo sapesse, la collezione Lucille è nata in collaborazione con una ragazza che è una tatuatrice che vive a Milano, che ha lasciato tutta la sua vita precedente appunto per inseguire il suo sogno di aprire questo negozio di tattoo, questa collezione in particolare è una collezione totalmente vegan, quindi con un concept molto particolare che mi è piaciuto tantissimo, nel totale rispetto della natura, tant'è che anche le scatoline sono in cartoncino riciclato e devo dire anche il packaging mi è piaciuto tantissimo. Parto col mostrarvi uno dei due prodotti che ho acquistato, che è il blush. La scatolina esterna è fatta in questo modo, anche i disegni sono stati creati appunto da Lucille, è davvero molto molto carina la scatolina fatta in questo modo, in questo rosa fantastico. La colorazione che ho deciso di acquistare io del blush è la 03 Grace. La scatolina del blush è fatta in questo modo, richiama in tutto e per tutto il disegno appunto del cartoncino, ma è su base nera, è totalmente in plastica, devo dire per i miei gusti è un po' massiccia, anche un pochino pesante, ma ci si può passare sopra. La confezione si apre a scatto, ha il suo specchietto e la colorazione che ho deciso di acquistare io è questa. Anche qua, vista dal sito, me l'aspettavo decisamente più color biscotto, in realtà invece si tratta più di un color corallo, come potete vedere, che però mi piace tantissimo. È un colore direi molto fresco, anche molto primaverile se vogliamo. Il blush è leggermente polveroso, ma è ben scrivente, questo è il colore. E l'ho utilizzato più di una volta, devo dire che dura bene sulle guance, non dà particolari problemi perché è totalmente matte, quindi non ci sono problemi neanche per le pelli grasse o per appunto le ragazze con i pori dilatati. Il colore, come vedete, è bello scrivente, molto naturale, mi piace parecchio, e quindi questo è un prodotto di cui sicuramente sono rimasta più che soddisfatta. Stessa cosa non posso dire per il rossetto, sempre per un discorso di colorazione che mi aspettavo decisamente diversa. Comunque, la scatolina del rossettino è fatta in questo modo, dello stesso colore di quella del blush. Mi piace molto questa scritta Smile e la colorazione che ho deciso di acquistare io, la 06 Yvette. Ne sono uscite appunto 6, ho deciso di acquistare l'ultima colorazione che mi sembrava decisamente un color malva, in realtà così non è. Il bullet è fatto in questo modo, lo stick è fatto in questo modo, è sempre in questa plastica nera, completamente opaca, dalla forma squadrata, con la scritta Smile e una fantastica bocca disegnata sopra. È davvero molto molto carino, anche se in questo caso è un pochino, come il blush, risulta un pochino plasticosa la confezione. Però la trovo carina e il colore è questo. E ora ovviamente ve lo swatcho. Allora, swatchato è così è nello stick e così è swatchato. Come vedete, se andate a sbirciare un pochino le immagini del sito, vi rendete perfettamente conto che dal sito risulta più un rosa malva. In realtà qui siamo in presenza di un color fucsia con una buona quantità di rosso all'interno, ma anche con del violetto. Io ci vedo anche del violetto all'interno, un colore decisamente più scuro di quello che mi aspettavo. Per carità, un colore bellissimo, ma che per quanto mi riguarda sfrutto decisamente poco. Per quanto riguarda la texture di questi rossetti, è una texture abbastanza cremosa e diciamo scorrevole in fase di applicazione. Il finish è totalmente matte
si fissano bene sulle labbra, non vanno in giro, sono molto confortevoli perché comunque contengono degli ingredienti emollienti per le labbra, quindi non sono di quei colori matte che vi seccano e vi vanno a evidenziare magari le pellicine o eventuali difetti delle labbra. E appunto durante il tempo in cui lo tenete su tende a fissarsi e dura, devo dire, parecchio. Tra l'altro questo colore così scuro tende anche un pochino a tingere le labbra, va via in maniera omogenea. Io non l'ho testato mangiando, quindi non vi so dire, però la sensazione è di un rossetto abbastanza durevole. Certo, non siamo in presenza di una tinta, per cui non aspettiamoci quella durata, ma comunque a livello di texture devo dire che mi piace, tant'è che se non fosse praticamente quasi tutti già sold out, sicuramente ne avrei acquistate anche qualche altra colorazione. E niente, con questo il video termina qui. Come al solito ho chiacchierato tantissimo, perdonatemi, scusate per questi video sempre così lungherrimi. Spero di essere stata esaustiva, di avervi mostrato al meglio i colori. Fatemi sapere che cosa ne pensate di queste collezioni di Wycon, se anche voi avete acquistato qualcosa o se insomma acquisterete qualcosa. Fatemi sapere, aspetto i vostri commenti qua sotto come sempre. E niente, io come al solito vi ringrazio sempre tutti per aver visto il video, vi invito, se vi va, ad iscrivervi al canale, vi mando un mega bacione e sempre se vi va ci vediamo presto al prossimo video. Ciao!